Ciao a tutti! Oggi prepareremo il tortino di melanzane. Il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa. Gli ingredienti sono melanzane tagliate a cubetti, pangrattato aromatizzato, parmigiano, pepato, prezzemolo, basilico, olio, uno spicchio d'aglio, sale, pepe, noce moscata, uova, prosciutto cotto e formaggio a fette. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale il prezzemolo e il basilico, il parmigiano e il pepato e facciamo tritare per 20 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte il nostro trito. Senza lavare il boccale, aggiungiamo l'olio e l'aglio e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Aggiungiamo le melanzane e il sale e facciamo cuocere per 15 minuti 100 gradi, velocità 1. Frulliamo le melanzane per 20 secondi a velocità 7. Lasciamo raffreddare le melanzane all'interno del boccale. Le melanzane si sono raffreddate, adesso andiamo ad aggiungere il pangrattato aromatizzato, le uova, il pepe, la noce moscata e il trito di parmigiano e pecorino. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. E facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Il nostro composto è pronto. Adesso trasferiamo metà del composto in una teglia che abbiamo precedentemente imburrato. Livelliamo bene, aggiungiamo adesso prosciutto, il formaggio, completiamo con il resto del composto. Dopo aver livellato per bene, polverizziamo con del pangrattato aromatizzato. Adesso andiamo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30-40 minuti circa. Il tortino è cotto, lasciamolo intiepidire prima di servire. Tortino di melanzane. Grazie. E alla prossima ricetta!